Buongiorno a tutti. Ci siamo appena lasciati alle spalle la giornata che ha contraddistinto la ripresa della Serie A dopo la breve pausa invernale e ci troviamo già per commentare le designazioni al turno infrasettimanale che si giocherà dopodomani. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla, per me è molto importante. Appuntamento diverso dai soliti per un motivo abbastanza banale, e cioè che la Serie B è ferma e lo sarà fino al 16 gennaio. Perciò ci saranno molte più rotazioni, nel senso che ci saranno pochissimi arbitri che raddoppieranno, anzi probabilmente nessuno. Tanti arbitri saranno fermi e lo rimarranno fino al 16. Penso per esempio alla Penna, che ci torneremo sull'argomento. La Penna scende in campo come quarto ufficiale, era atteso dopo due turni di stop completo, torna in campo come quarto, probabilmente domenica o verrà utilizzato come VAR oppure ancora come quarto ufficiale, per poi trovare di nuovo il campo il 16 di gennaio in Serie B. Andiamo a vedere le designazioni. Prima schermata, Atalanta-Parma, Sacchi. Sacchi è la quinta presenza in Serie A. È un percorso assolutamente normale per un arbitro che non ha ancora l'affidabilità dei big del campionato. È un neopromosso sulla carta, dato che l'anno scorso è stato promosso a fine agosto dalla Cambiala Cannes, solo sulla carta perché poi c'è stata l'unificazione. Mancava dalla Serie A da un po', va bene, partita di seconda fascia tra l'Atalanta che sta correndo e il Parma che appare in grande crisi. Una designazione assolutamente nella norma. Bologna-Udinese, Airoldi. Airoldi si sta mettendo in mostra, è un bel arbitro, oggettivamente un prospetto notevolissimo, giovanissimo, 28 anni. Sta trovando molto spazio in Serie A, nonostante sia un secondo anno sostanzialmente, perché l'anno scorso ha esordito in Serie B, quest'anno è alla seconda stagione ed è alla prima, alla Cana IB. Bene, molto bene. È probabile che in questa partita possa ricevere la visita, tra virgolette, di Rizzoli come organo tecnico, come visionatura. La partita è stata, tra virgolette, anche in questo caso blindata con il VAR Mazzoleni e con due assistenti, uno come Lo Cicero di grande esperienza e uno come Di Gioia un pochino più giovane. Cagliari-Benevento a Battista, come avevo detto la settimana scorsa, anzi nell'appuntamento precedente, è uno di quegli arbitri che è stato molto penalizzato dalla divisione della Cana IB. Avrebbe potuto essere promosso 2 anni fa e anche l'anno scorso non è stato promosso. È stato fortunato a trovare la riunificazione della Cana IB. Giusto è che venga utilizzato in Serie A, la partita di terza fascia chiaramente. Però una presenza in più, mercoledì a mezzogiorno e mezzo avremo la possibilità di vederlo. È un arbitro affidabilissimo, molto pronto, pronto, molto maturo, tecnicamente valido, poi naturalmente può succedere di tutto in una partita singola. Seconda schermata, Crotone-Roma, Piccinini. Torna finalmente Piccinini in Serie A e torna con una partita di prima fascia, perché la Roma è in corsa per la Champions League, il Crotone è in fondo alla classifica, è la classica partita di prova per un arbitro che deve tentare di elevare le proprie prestazioni, nel senso che deve cominciare a fare uno step superiore per cominciare ad essere preso in considerazione per partite di maggiore importanza rispetto a quelle dirette fino a questo momento. Tra l'altro, a Crotone abbiamo visto arbitri giovani utilizzati in partite prima fascia. Crotone-Juventus abbiamo visto Fornò, Crotone-Napoli abbiamo visto Marinelli, Crotone-Roma adesso vediamo Piccinini. È una scelta di Rizzoli che mi piace molto, che serve soprattutto a testare l'arbitro e a vedere anche come reagisce in una partita di valore più alto rispetto al solito. Lazio-Fiorentina, abisso. Designazione che tutto sommato potrebbe anche essere considerata nella norma, ma che va benissimo soprattutto a livello mediatico in questo caso. Abisso che, vi ricorderete, è stato oggetto di un osceno, non mi nascondo, non ho paura a dirlo, un osceno linciaggio mediatico ad personam dopo una partita a Torino. Rizzoli giustamente
se ne frega di questi linciaggi, lo designa ancora in Serie A in una partita molto interessante con la Lazio che ha nelle ultime 5 partite credo che abbia raccolto 4 punti, se non ricordo male, forse 2, perciò in un periodo abbastanza difficile, e la Fiorentina che nonostante la vittoria a Torino di 2 settimane fa è ancora in una situazione delicata, partita di prima fascia, tra prima e seconda fascia, in ogni caso dimostra ci sono due aspetti da valutare. Il primo l'abbiamo già detto, che Rizzoli non presta attenzione ai linciaggi mediatici ed anzi giustamente reagisce concedendo ulteriore fiducia. Il secondo motivo è che Rizzoli punta molto su Abisso, perché la Fiorentina non è una partita banale. Al di là del fatto che si tratta dell'ennesima gara di Serie A, è comunque una partita che viene sempre tenuta in grande considerazione tra due squadre che comunque fanno parte della storia del nostro calcio. Milan-Juventus Irrati. Ora, sicuramente questo è il big match della giornata. E non posso nascondere il fatto che sono molto contento per Irrati, perché a mio parere utilizzarlo solo come VAR è riduttivo, perché si tratta di un arbitro di grandi qualità, non è un grande atleta, non lo è mai stato e probabilmente non sarà mai, anche perché gli anni cominciano a sentirsi anche per quanto riguarda il collega avvocato di Pistoia. Ma in ogni caso mi lascia perplesso questa designazione, non tanto per il valore assoluto di Irrati, ma per il fatto che Irrati non arbitra in Serie A dal 28 di novembre. Chiaro, non è stato tenuto lontano dalla Serie A per motivi tecnici o per prestazioni opache o per altri motivi disciplinari, è stato tenuto lontano perché è stato infortunato. Detto ciò, proporre per il big match, che potrebbe essere una svolta per entrambe le squadre, perché una vittoria del Milan di fatto taglia fuori la Juventus, una vittoria della Juventus invece rilancia la squadra che ha vinto negli ultimi 9 campionati, è un bel rischio. È un bel rischio perché non dico che lo mandi, che ve lo abbia designato alla cieca, ma sicuramente non ci sono riscontri sull'ultimo mese e mezzo che possano restituire un'assoluta certezza sulle condizioni di Errati, soprattutto dopo la pausa invernale. In bocca al lupo a lui, per quanto riguarda la scelta ci sta, tutto sommato a livello assoluto ci sta, mi lascia un po' perplesso perché dal 28 di novembre ad oggi, un mese e mezzo è tanto senza Serie A, soprattutto al rientro da un infortunio. Per quanto riguarda gli assistenti, Costanzo e Longo sono due certezze, il quarto doveri è inutile anche sottolineare la costanza del Romano in questi anni. Orsato al VAR è abbastanza particolare perché Orsato al VAR ci va pochissimo, viene utilizzato pochissimo come VAR, però tutto sommato per Milan-Juventus è una scelta che ci sta. Napoli-Spezia-Mariani, questa è una designazione che non riesco a capire. È una partita sostanzialmente di terza fascia, perché il Napoli è ai margini in questo momento della zona Champions, anche se ha tutte le possibilità di rientrare, forse anche di rientrare per lo scudetto. Margini è sbagliato, si trova in zona Champions, però in ogni caso è abbastanza lontana in questo momento con una partita in meno dalla vetta della classifica. Lo Spezia è in fondo alla classifica. Questa è la classica gara a terza fascia. C'è una spiegazione possibile. Potrebbe essere un modo di nascondere Mariani, di impegnarlo in una partita a basso contenuto di difficoltà, perlomeno sulla carta, per poi proporlo per Inter-Juventus. Ecco, se vogliamo proprio fare un pronostico, probabilmente questa designazione ci dà un indizio, cioè che Mariani, se non dovesse uscire male da Napoli-Spezia, probabilmente sarà l'arbitro di Inter-Juventus. Vediamo, dobbiamo aspettare soltanto un paio di settimane. Sampdoria Inter Valeri, solita designazione di grande fiducia in Valeri e l'affidabilità di Valeri in partite di questo livello, cioè una prima fascia con una delle big in trasferta ormai notoria. Tra l'altro credo che Sampdoria Inter sia la partita che Valeri ha arbitrato più spesso nella sua carriera. In ogni caso è una partita sulla quale c'erano abbastanza concordanti le previsioni per essere affidata a Valeri. Naturalmente la scelta di Valeri per Sampdoria Inter preclude un'eventuale scelta di Valeri per Inter Juventus, questo mi pare abbastanza evidente e chiaro.
Sassuolo Genoa Fabbri, Fabbri anche lui una stagione un po' così, deve ritornare ad avere fiducia soprattutto nei suoi mezzi, deve recuperare tanto spazio, Rizzoli in passato gli ha dato tanta fiducia, gliene darà ancora e il fatto che venga comunque scelto in Serie A con una certa costanza è sintomatico del fatto che Fabbri non è stato abbandonato da Rizzoli, anzi, però deve cominciare a dare segnali veri. Una partita interessante, Sassuolo che viene da una brutta sconfitta a Bergamo, il Genoa che è riuscito a strappare un pareggio alla Lazio nell'ultima giornata, ma che rimane comunque nelle parti basse del campionato, della classifica. Ultima designazione, Torino-Verona di Bello, una partita normale, nella norma per Di Bello che dopo essere stato un po' criticato nella sua ultima uscita, in ogni caso, è evidentemente stato valutato sufficientemente positiva la sua prestazione. Direi che non ci sono grandissime sorprese, a parte Mariani che però potrebbe nascondere qualcosa fra 2 settimane, fra 2 turni, scusate, di campionato. Irrati, abbiamo detto, è un po' una designazione a sorpresa, non se l'aspettava nessuno in realtà, pochi l'avevano previsto, pochi avevano ipotizzato il suo utilizzo per Milan-Juventus. Direi che possiamo chiudere col solito in bocca al lupo a tutti gli arbitri e continuare su quello che stanno facendo, con le prestazioni che stanno offrendo. Naturalmente, ricordatevi sempre che dobbiamo valutare le prestazioni degli arbitri non sulla base di quello che leggiamo sui social, perché se leggiamo i social sappiamo che non c'è stata fino adesso una singola partita positiva, il che ovviamente è assurdo. Come spesso sono assurdi i social. Ci troviamo presumibilmente giovedì per gli episodi del turno infrasettimanale, oppure vediamo, magari anticipo la registrazione di quel piccolo progettino che avevo in mente sul funzionamento del VAR. Vediamo se trovo tempo, magari lo pubblico già domani. Intanto vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, campanellina per essere avvertiti di nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla, per me è molto importante, ci vediamo presto. Ciao, ciao a tutti.